Buon pomeriggio, vedo che stanno arrivando i nostri primi ospiti. Vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Virtual Studium. Questa sera affrontiamo il tema della democrazia alla prova del coronavirus. Io vi saluto da un nuovo canale oggi e ringrazio gli amici di Uredio che mi stanno ospitando e vi saluto soprattutto. Questa sera aspettiamo come ospite la professoressa Tania Groppi che ci parlerà appunto della democrazia alla prova del coronavirus. Intanto, per se gli ospiti che ci stanno guardando oggi sono per la prima volta qui con noi, vi spiego che Virtual Studium è un progetto di divulgazione interculturale online, ideato, progettato e coordinato dalla sezione attività culturali Usena Campus con il grande supporto di Uredio e Ciclo Maggio. Nel frattempo che aspettiamo la professoressa, se riuscite a darmi dei feedback, se mi vedete e mi sentite per bene. Allora, ok, perfetto, perfetto, grazie mille. Allora, intanto vi ricordo che domani ci sarà un altro appuntamento di Virtual Studium con la professoressa Piccinni e vi ricordo soprattutto che se volete riguardare degli spezzoni dei nostri incontri virtuali potete andarlo a fare su Usena Campus, su Uredio e su Ciclo Maggio e lì troverete anche tutti i consigli di lettura che i nostri ospiti stanno gentilmente dando. Eccoci qui. La professoressa è arrivata. Siamo in attesa del collegamento. Bello della diretta. Attendiamo. Intanto, mentre aspettiamo la professoressa, vi ricordo che io poi leggerò man mano che verranno poste sotto nella sezione dei commenti. Allora. Eccoci. Vediamo se riusciamo, mi scuso. Vediamo. Eccoci. Salve professoressa, buon pomeriggio. Buonasera, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sì. Speriamo che i potenti mezzi ci assistano. Assolutamente. Perfetto, allora io intanto la presento, la professoressa Tania Groppi, professoressa di istituzione di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Siena. Siamo contentissimi che lei sia riuscita ad essere qui con noi oggi pomeriggio e la ringraziamo tanto. Allora, iniziamo. Volevo porle come prima domanda, mi rivolgo a lei appunto come esperta di diritto costituzionale e diritto comparato. La nostra democrazia quindi è stata messa alla prova. Che cosa ci può dire rispetto a questi giorni di emergenza praticamente? In effetti sono, come dire, tempi difficili non soltanto per le persone, questo lo sperimentiamo tutti, chi più chi meno, però sono tempi difficili anche per le istituzioni e non solo per le istituzioni, per esempio internazionali che sembrano del tutto impotenti in questa situazione oppure l'Unione Europea, ma anche per gli stati che si trovano ad essere, per varie ragioni che ci porterebbero ora troppo lontano, però di fronte ad un virus così aterritoriale che è nato in una provincia remota della Cina, chissà forse da un pangolino, si è diffuso in tutto il mondo, in prima linea per tante ragioni, e qui il fallimento dell'ordine internazionale sarebbe da evocare, però ci sono gli stati come istituzioni che devono dare risposte ai cittadini. E
tra gli stati, quello che dicevi tu, scusami, ti darei del tu. Certo, assolutamente. Eravamo anche già nelle contatti che abbiamo avuto, però ecco, gli stati in particolare sono messi, chi è più alla prova? Sono gli stati democratici, quindi quando tu dicevi le democrazie. E secondo me però, forse rivolgendoci ad un pubblico anche di non giuristi, di non esperti, forse vale la pena precisare che cosa si intende per democrazia. Certo. Perché questa parola spesso è così abusata, se ne parla in modo un po' troppo generico. Cioè, noi quando oggi, nell'anno 2020, quando parliamo di democrazia, intendiamo parlare di quella che gli esperti chiamano democrazia costituzionale. Cioè una forma di organizzazione del potere politico in cui sono garantiti i diritti. E come sono garantiti i diritti? Sono garantiti perché il potere, e quindi i governanti, diciamo, chi sta in alto, è limitato, il potere è limitato dal diritto, cioè rispettare delle regole a partire da quelle delle costituzioni e poi giù. Quindi questo è il concetto di democrazia costituzionale. E perché la democrazia costituzionale in questi momenti di emergenza, quando ci sono cioè delle situazioni impreviste, è più in difficoltà rispetto ad altre forme di Stato, altre forme di organizzazione del potere, e specialmente qui andrebbe detto gli Stati autoritari. Perché? Perché la democrazia appunto si basa su procedimenti decisionali che sono procedimenti sempre molto complessi, articolati, trasparenti, lunghi, in cui intervengono tanti soggetti, perché appunto limitando il potere attraverso il diritto è chiaro che non c'è un centro che è l'unico titolare di tutto il potere decisionale. Questo è il cuore della democrazia, che è servito ad evitare l'arbitrio, la tirannide. Quando quindi c'è da dare però delle risposte rapide in momenti di emergenza, questi procedimenti possono sembrare ostacolare la tempestività delle decisioni, uno. Due, direi c'è anche un altro elemento di difficoltà delle democrazie, ed è che normalmente tutti i diritti si cerca nelle democrazie di far convivere, di garantire insieme tutti i diritti. Faccio degli esempi: quando di fronte a delle imprese, delle fabbriche molto inquinanti, per esempio, si cerca comunque un modo di contemperare la tutela dell'ambiente, della salute, con l'attività di impresa, con il diritto al lavoro. Si cercano sempre delle soluzioni perché non ci sia un unico diritto che prevale sugli altri. E invece, nelle situazioni di emergenza, in questo caso questo tipo di emergenza, l'emergenza sanitaria, un'epidemia, e senz'altro mette in primo piano il diritto, che è sia un diritto sia un interesse pubblico, alla salute, quindi c'è, che tende in qualche forma a diventare tiranno rispetto a tutta un'altra serie di diritti che le misure di contenimento, che sono quelle che poi stiamo sperimentando molti di noi in questo periodo, invece si trovano a limitare. Quindi le libertà, quelle più tradizionali, perché abbiamo appunto la libertà di circolazione, abbiamo la libertà di domicilio, abbiamo il diritto alla vita familiare, che abbiamo persino la libertà personale, perché i soggetti che sono affetti da coronavirus non possono uscire e non possono muoversi e non, con rischio di sanzioni penali. Questo è quello che prevede il nostro ordinamento. Quindi la democrazia si trova di fronte a questo scontro, diciamo, tra diritti ed interessi, in cui ce n'è uno che in questo momento tende a diventare dominante, e per questo, ecco, tutti i suoi meccanismi, diciamo, sono sfidati. Ecco, quindi noi ovviamente non possiamo ispirarci a quelli che sono gli stati di tirannia, praticamente, gli stati autoritari. Come può quindi una democrazia costituzionale come la nostra comportarsi in modo lineare e corretto in situazioni di emergenza come questa? Rispetto a come si è comportata invece penso ad altre situazioni di emergenza, come magari un'emergenza di terrorismo, un'emergenza dopo un terremoto, ecco. No, io prima di tutto vorrei sgombrare il campo immediatamente dal confronto che a volte viene fatto
da tante persone, ma mi è capitato persino di leggere in un blog di costituzionalisti una frase del tipo: ah, potessimo adottare le stesse misure che hanno adottato in Cina e avremmo subito risolto. Quindi voglio sgombrare immediatamente il campo dal fatto che i regimi autoritari, la Cina, l'Iran, per esempio, possano essere una fonte di ispirazione per noi. Cioè, vorrei dire proprio tre parole chiare, piccole, e le potrei scrivere con le lettere maiuscole: quello che fanno di fronte all'epidemia i regimi autoritari non ci interessano. Non ci interessano. Non ci interessano. Come non ci interessano quando agiscono in tempi di normalità? Allora, se ci interessa deportare le nostre minoranze linguistiche, milioni di persone, come la Cina fa con gli uiguri, se ci interessa chiudere i nostri giornalisti in carcere, come la Cina fa con i suoi giornalisti, se ci interessa chiudere Google e chiudere i media, se ci interessa tutto questo nei tempi di normalità, allora benissimo, interessiamoci anche alle soluzioni che la Cina ha adottato in tempi di emergenza. Ma siccome siamo convinti, io spero che veramente tutti, e questo è davvero l'elemento che deve connotare la nostra identità in questo momento, al di là di tanta retorica, se davvero siamo convinti che i nostri valori, la nostra identità sono i principi della democrazia costituzionale, quello che fanno gli stati autoritari in questo momento non ci interessa. Non ci interessano stati che applicano la pena di morte normalmente, con migliaia e migliaia di esecuzioni ogni anno. Non ci interessano, quindi mettiamo dei punti fermi. Messi questi punti fermi, rispondo alla tua domanda. Quindi cosa fanno le democrazie? Le democrazie hanno i loro strumenti giuridici e che hanno messo a punto, sono diversi, quindi variegati. Se facessimo una comparazione troveremmo una serie di procedimenti diversi in Francia, in Spagna, in Germania, negli Stati Uniti, in Canada, eccetera, eccetera. Però al di là dei procedimenti diversi, diciamo, la risposta alle emergenze delle democrazie è stata messa a punto in tanti anni, in tante sfide che in questi decenni, lo dicevi tu per esempio, la lotta al terrorismo internazionale, e sono stati portati avanti. Qui, al di là delle differenze tra i singoli paesi, direi che ci sono alcuni elementi comuni, dei principi che connotano un po' tutti gli stati democratici e che proprio nella lotta al terrorismo internazionale sono stati evidenziati. Innanzitutto è chiaro che le procedure nazionali per rispondere alle emergenze tendono a concentrare il potere nei governi, questo è un po' un elemento comune, e tendono anche a, come dicevo, consentire di privilegiare alcuni diritti rispetto ad altri. Questo è un punto di partenza che accomuna queste risposte. Però queste risposte, che quindi sono eccezionali perché fanno comunque qualcosa sia a livello di procedimenti, sia a livello di privilegiare alcuni diritti e interessi che non si fa in tempi normali, però devono rispettare una serie di principi. Questi principi sono stati chiariti soprattutto, devo dire, dalle corti, cioè dai giudici, dai giudici anche costituzionali, perché si è visto, questo negli anni del post 11 settembre, diciamo, si è visto a partire dagli Stati Uniti, il famoso, forse, no, tu sei troppo giovane, impossibile, però chi è un pochino più vecchio se lo può ricordare, il Patriot Act c'era, il Patriot Act del presidente Bush come prima risposta agli attentati dell'11 settembre, avevano dato appunto delle risposte inaccettabili per le democrazie a quella sfida. E questi principi sono, prima di tutto, li sintetizzo rapidamente, la temporaneità delle misure di emergenza. Le misure di emergenza sono senz'altro misure in deroga rispetto a procedure ordinarie e, ripeto, rispetto ad un bilanciamento ordinario che ci deve essere tra tutti i diritti e interessi. Però devono essere temporanee, quindi devono durare
quanto dura l'emergenza. Non possono essere vie surrettizie per introdurre in realtà nell'ordinamento delle modifiche permanenti. Questo, per esempio, molte reazioni al terrorismo internazionale, gli Stati Uniti l'avevano fatto, avevano modificato le norme penali in modo permanente, definitivo, limitando ad esempio le garanzie processuali. Poi, secondo punto, e questo è un elemento davvero chiave negli stati democratici, è la proporzionalità delle misure. La proporzionalità rispetto a cosa? Rispetto alla sfida, rispetto ai fatti, rispetto alle situazioni, ai fenomeni. Quindi le reazioni devono essere proporzionate, non devono essere eccessive e devono comprimere al minimo i diritti in gioco. Terzo punto, le procedure. Le procedure è vero che sono spesso in deroga a quelle ordinarie, ma comunque anche se sono in deroga a quelle ordinarie devono mantenere una serie di elementi che sono imprescindibili come la trasparenza dei procedimenti e quindi per esempio il ruolo dei parlamenti come sedi di, non solo di rappresentanza politica ma anche di trasparenza e poi il fatto che tutti i provvedimenti devono essere impugnabili di fronte a un giudice indipendente, che è il cuore del rule of law. Ora, questo nucleo di principi che connotano la democrazia costituzionale rimangono anche in tempi di emergenza. Quindi io direi che non dobbiamo, come a volte capita, come è capitato nella lotta al terrorismo internazionale, rischia di capitare anche adesso, benché questa emergenza sia molto diversa, però non dobbiamo dimenticare in nome di questa paura che spesso ci spinge, che spesso ci connota, anche in tempi normali addirittura, nemmeno in tempi di emergenza, però non dobbiamo dimenticare quello che è il cuore della nostra identità costituzionale. È vero che questa emergenza ha anche delle caratteristiche, diciamo, diverse, ecco, perché è più evidente che c'è in gioco il diritto alla vita in maniera così diretta, il diritto alla salute sì è messo in discussione, però poi alla salute, alla vita, perché se non si riesce ad essere curati adeguatamente, poi questo è un virus che uccide alcune categorie di persone. E quindi senz'altro, ecco, questo è una grande sfida anche il fatto che comunque le conoscenze scientifiche di cui disponiamo su questo virus sono ancora limitate, contraddittorie, per cui è vero il principio di proporzionalità, benissimo, le reazioni, i limiti ai diritti devono essere proporzionali alla minaccia, però come si fa di fronte a una minaccia che nemmeno siamo tanto in grado poi di conoscere, perché ecco, quindi ci sono dei problemi, diciamo, specifici di questo tipo di emergenza. Ecco, appunto, proprio per la specificità, no? Come facciamo? La nostra Costituzione, rispetto alle altre Costituzioni, mi rivolgo agli altri Stati democratici, ha delle specificità in questa materia? Allora, ecco, qui il discorso, diciamo, si fa un po' complicato, anche un po' tecnico. Anche un pochino tecnico, perché la Costituzione italiana in realtà non ha, a differenza di altre costituzioni democratiche, dei procedimenti previsti dalla Costituzione stessa per la dichiarazione dello stato di emergenza. In questi giorni abbiamo visto la Spagna, per esempio, ora senza andare tanto lontani, dichiarare lo stato di emergenza sulla base della Costituzione, c'è un procedimento, poi si riconoscono competenze a certi soggetti, eccetera. L'Italia non ce l'ha perché i costituenti in quel momento storico, uscendo tra l'altro da una situazione nella quale tutto era stato realizzato, il regime autoritario, il fascismo e anche lo Stato liberale aveva abusato prima dello stato d'emergenza, della deroga a quelle che sono le norme ordinarie, i costituenti hanno preferito non costituzionalizzare l'emergenza. Quindi quello che c'è nella Costituzione sarebbe perché non rileva ai nostri fini oggi, sarebbe la dichiarazione, l'articolo 78 della Costituzione sullo stato di guerra,
Però è un'altra cosa, non si applica per analogia, insomma, i costituzionalisti sono d'accordo su questo, non si applica per analogia alle emergenze. L'unico spunto che ci può dare è che garantisce un ruolo alle Camere, al Parlamento, e quindi ci dà questo spunto interpretativo che ci dice: sì, comunque, se persino in guerra le Camere hanno un ruolo centrale, anche nelle emergenze, diciamo, minori, devono avere un ruolo. Però non ci serve. C'è poi, ecco, questo già ci serve di più, l'articolo 77 della Costituzione che prevede i decreti legge, cioè prevede, ne abbiamo sentito tanto parlare anche in questi giorni, prevede uno strumento o in casi straordinari di necessità e di urgenza per cui il governo può adottare immediatamente, sotto la propria responsabilità, dei provvedimenti provvisori con forza di legge che devono poi essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decadono. Quindi diciamo che questo è lo strumento principale per le situazioni di urgenza. E nella vita costituzionale italiana, in realtà, il decreto legge ha perso poi un po' questo carattere straordinario perché è diventato uno strumento quasi quotidiano nella difficoltà per il Parlamento di legiferare, nella difficoltà di trovare maggioranze, si adottano decine e decine di decreti legge ogni anno, però invece e questa prassi è discutibile. E invece ecco adesso siamo effettivamente proprio in quei casi che diciamo agli studenti, glieli portiamo a volte come esempio, ma di un caso di effettiva, ahimè, straordinaria necessità ed urgenza, quindi decreti legge. Però, ecco, c'è un terzo aspetto, quindi l'articolo 78 non ci interessa, è lo stato di guerra. Abbiamo i decreti legge, quindi c'è questo ruolo chiave del governo e con il Parlamento che deve convertire il decreto. Però poi dobbiamo aggiungere che sempre a livello costituzionale, prima di passare a vedere magari alle misure legislative che si può, poi che sono previste per queste situazioni, però a livello costituzionale va detto che molti diritti prevedono direttamente, penso alla libertà di circolazione, ad esempio, o al domicilio, o anche alla riunione, prevedono direttamente, il testo della Costituzione prevede che possano essere limitati con legge e per motivi collegati alla sicurezza o alla sanità pubblica. Quindi la Costituzione prevede la possibilità che con legge, e con legge si interpreta pacificamente anche il decreto legge, e possano intervenire quindi leggi o anche il decreto legge a limitare questi diritti. Naturalmente valgono i principi generali di cui sopra, però quelli che cercavo di ricordare prima, e le misure devono essere temporanee, devono essere proporzionali e devono seguire i procedimenti previsti dall'ordinamento. Questo, diciamo, è il quadro costituzionale. Si può discutere se sia opportuno modificarlo o no, ma certo non è questo, diciamo, il momento. E poi ci sarebbe c'è la legislazione ordinaria per le situazioni di emergenza, in particolare quello che vediamo in questi giorni è l'applicazione della normativa sulla protezione civile. Quindi c'è una legislazione, anche rivista di recente, addirittura nel 2018, sulla protezione civile, e poi c'è la legge sul Servizio Sanitario Nazionale del 1978 che prevede delle norme di urgenza per situazioni di emergenze sanitarie. Quindi in realtà i procedimenti poi sono disciplinati da fonti primarie che riconoscono tutta una serie di competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi per esempio abbiamo visto tutti questi, ora tutti parli di DPCM. Cosa sono? Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, poteri ai Presidenti delle Regioni, che anch'esse hanno la competenza concorrente in materia di sanità, poteri ai prefetti, poteri di ordinanza ai sindaci, cioè ci sono tanti soggetti che sulla base di questa legislazione poi possono intervenire, ma sempre nel rispetto di quei principi che cercavo di ricordare, quindi misure devono essere limitate nel tempo, devono essere proporzionali
e devono rispettare i procedimenti previsti dall'ordinamento. Ecco, questo è un po' il nostro, diciamo, armamentario. Poi non so che idea ti sei fatta tu, o chi ci No, anzi, ascolta. sono. Ecco, però Eccoci. questo è quello No, che dicevo, sono abbiamo. contenta perché abbiamo in un qualche modo risposto ad una domanda dal pubblico. Ci chiedevano infatti a proposito di queste misure. Eccoci, mi sente? L'avevo persa. Dicevo, sono contenta perché in una certa misura siamo riuscite anche a rispondere ad una domanda dal pubblico. Perfettamente, no, benissimo. Ci chiedevano appunto a proposito delle misure adottate dal governo per rispondere a questa situazione di emergenza, qual è la differenza appunto tra DPCM e DL? Siamo riuscite in un qualche modo a rispondere. Ecco, quindi le volevo chiedere, professoressa, lei che opinione si è fatta poi di tutte queste manovre, di tutte queste misure adottate fino ad ora? Ma io innanzitutto direi questo, che l'Italia è stata il primo paese democratico, dopo quello che ho detto, penso di essere stata chiara che le decisioni che sono state adottate in Cina non ci interessano. Quindi l'Italia è stata il primo paese democratico che purtroppo si è trovata a dover fare un po' la apripista, ahimè, in questo tipo di situazione. Quindi, di fronte ad un'emergenza che ha dei profili, come cercavo di accennare, propri, diversi dalle altre, senz'altro ha dovuto muoversi senza modelli. E invece sappiamo quanto chi studia il diritto comparato specialmente, ma anche chi lavora nelle istituzioni lo sa, specialmente nel Parlamento, nel governo, ma anche i giudici, avere dei modelli anche stranieri, perlomeno non per copiarli, ma per vedere come hanno agito e poi quali sono state l'impatto, qual è stato l'output di certe decisioni, sarebbe, è utile, è sempre utile questo confronto. Invece, ecco, l'Italia no, per cui si è trovata ad affrontare una situazione grave come il numero di casi e senza avere modelli. Qui direi che senz'altro ci sono degli aspetti, come dire, positivi, perché in fondo il Parlamento, nonostante le difficoltà, il dibattito che c'è proprio in queste ore sulla possibilità, per esempio, di funzionare o meno dal remoto, però ha sempre continuato a funzionare. E il governo riferisce, ha riferito in Parlamento, quindi il Parlamento è presente ed è, come dire, ed è coinvolto. E mi sembra di poter dire anche che un altro aspetto senz'altro da apprezzare in termini democratici è la trasparenza delle decisioni. Possiamo essere più o meno d'accordo sulle modalità prescelte per comunicare da parte del governo. Ad esempio, è abbastanza sorprendente che si usino delle piattaforme private invece di parlare a reti unificate sulla TV pubblica. Ecco, Ne parlavamo ieri, infatti. non vi ho sentito, ma ecco questo per esempio. Però al di là delle modalità previste per comunicare, mi sembra che c'è sempre stata una trasparenza delle decisioni, una trasparenza dei dati, si è cercato sempre un modo di coinvolgimento degli esperti anche, si sono create procedure a questo fine. Quello che invece, ah scusi, un altro punto, a volte ci si dimentica, ma che invece secondo me è un punto, come dire, di forza da sottolineare, e anche se in questo momento non sembrano chiamate in causa, però sono lì pronte, le giurisdizioni. Le giurisdizioni si sono attrezzate, nel senso che tutte sono pronte a lavorare dal remoto, quindi il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale stessa ha introdotto delle procedure innovative per lavorare dal remoto, in Camera di Consiglio e cose che davvero di emergenza che non avevamo mai visto e che chissà potranno anche poi rimanere in qualche modo per eventuali esigenze future. Quindi tutto questo, gli organi di garanzia ci sono.
Però devo dire che si sono visti una serie di punti problematici, almeno due mi sembra che vadano sottolineati e lo stanno facendo, a mio avviso anche correttamente, i costituzionalisti, dopo un primo momento un po' di ammutolimento anche di fronte effettivamente alla complessità di una situazione nuova, nessuno ha voglia di fare l'azzeccagarbugli. Però nello stesso tempo non possiamo nemmeno tacere e occorre sempre comunque vigilare affinché i procedimenti siano migliorati e poi non permangano nell'ordinamento in tempi di normalità certe misure. Quindi, ecco, e ci sono due, mi sembra, i punti soprattutto. Uno è il tema delle procedure e delle competenze. Si è visto che nei rapporti Stato-Regioni su questo tema dell'emergenza sanitaria, ma poi forse non è solo l'emergenza sanitaria, c'è qualcosa che non funziona, nel riparto delle competenze. E non solo, forse a cascata anche di più, anche nei rapporti con i sindaci, un po' tutto il riparto delle competenze, su questi temi deve essere, rivisto. Questo è secondo me il primo punto e senz'altro è qualcosa dopo da rivedere. L'altro aspetto è quello della proporzionalità delle misure. Dicevo, è vero che è difficile misurare la proporzionalità rispetto a conoscenze scientifiche sul virus. Professoressa, l'ho persa. Ah, ecco, l'avevo persa. Ci siamo. Professoressa, mi scusi, ma non la sentiamo. Non so voi da casa se riuscite a sentirla, ma a me si è bloccato tutto. Professoressa, mi scusi, non riesco a sentirla, non la sentono neanche da casa. Eccoci, no, professoressa, purtroppo ancora non la sentiamo. No. Probabilmente è un problema di connessione. No, non riusciamo a sentirla. Eccoci, perfetto. Abbiamo perso purtroppo la connessione con la professoressa. Ci dispiace tantissimo, sì, purtroppo è successo qualcosa all'audio, dovrebbero esserci stati problemi di connessione. Comunque, credo che il nostro tempo purtroppo è giunto al termine, quindi io chiuderei lo stesso. Vi ringrazio tantissimo per la partecipazione. I consigli di lettura li carichiamo sulle nostre piattaforme Instagram. Vediamo se riusciamo. Almeno salutiamo la professoressa. Il bello della diretta, da casa soprattutto. Eccoci. Professoressa, sì, la sentiamo. Ci siamo. Sì, vi avevo detto, probabilmente è la mia connessione. Comunque mi sembra che in sostanza ci eravamo detti quasi tutto. Assolutamente, assolutamente. Ecco, la stiamo aspettando tutti perché aspettavamo praticamente i suoi consigli di lettura. Che cosa ci consiglia? Allora, dunque avevo pensato proprio sul suo suggerimento di dire quali si consiglia tre cose.
Ce li avrei qui. Allora, innanzitutto, certo. Io mi sono riletta in questo periodo, vedete? Sì, certo, eccoci, lo vediamo. C'è poco da dire. Un classico. Mi sono riletta il capitolo 32-33 di Manzoni, che ci ricorda davvero quanto bisogna sempre mantenere acceso il buon senso e il lumicino della ragione, eh? In qualsiasi epoca, di fronte a qualsiasi situazione e a qualsiasi emergenza. Mi interessano tanto i grandi quadri globali, storici, che dalle origini della umanità cercano un po' di inquadrare i fenomeni nel flusso della storia. E quindi Jared Diamond, secondo me, in tutte le sue opere, anche in quella più nota, Armi, Acciaio e Malattia, appunto, che parla proprio delle epidemie e del ruolo che hanno avuto nella storia, però anche in questo ultimo Crisi ci dà tanti spunti, secondo me. E alla fine chiuderei con un giurista. Ecco, io direi un libro come quello di Sabino Cassese sulla democrazia, sulle sfide che la globalizzazione pone alla democrazia, perché alla fine siamo qui, ripeto, a parlare di un virus che è nato in una provincia remota della Cina e che sta tenendo milioni, forse un miliardo di persone chiuse in casa, bloccando l'economia e creando non solo tragedie a livello sanitario per tante persone, ma anche il problema economico gravissimo per tante persone che poi si troveranno travolte da questo tipo di situazione. Per cui, ecco, la globalizzazione, Sabino Cassese, quindi La democrazia e i suoi limiti, forse voi li vedete al contrario i titoli, vediamo. Spero che si riesca comunque a leggere, un libro piccolo che può dare anche a non esperti qualche spunto per riflettere su quello che è questo congegno così fragile ma anche così prezioso che è la democrazia costituzionale, che anche in tempi di emergenza dobbiamo sempre proteggere e custodire. Questo è un po' il mio messaggio oggi per voi. Bellissimo, grazie mille professoressa, io la ringrazio ancora per la sua presenza qui con noi oggi e soprattutto ringrazio Uredio, Usina Campus e Ciclomaggio per Virtual Studium. Noi ci vediamo domani con la professoressa Piccini alle 17 allo stesso orario con Virtual Studium. Grazie mille professoressa, arrivederci e buona serata. E Laura, arrivederci a tutti, ciao.